Ciao amici, sapete qual è uno dei nemici principali della forma fisica e anche della vita sana? Ah, Netflix, perché ci passo tutte le sere sul divano. No, è quella bruttissima abitudine di mangiare a tutte le ore, che poi non è fame, è ansia, noia, nervosismo. Non potete neanche immaginare quante persone vengono da me come naturopata proprio perché pensano continuamente al cibo. Hanno un continuo bisogno di cibo, mangiano sempre e poi stanno male. Davvero? E cosa mangiano? Di certo non broccoli o carotine, mangiano cavolate assurde. Si riempiono di snack, dolci, salati, di schifezze di ogni genere. Poi si abbioccano e bevono un caffè. Poi si sentono agitati e mangiano un dolcetto. Poi il troppo dolce chiama il salato. E poi si bevono una Coca-Cola per cercare di sciogliere il tutto. A quanti succede? Magari non sempre. Ma in certi periodi tutti abbiamo vissuto una fase così. Anche a me è successo. Per questo so bene che in quei momenti c'è qualcosa che non va anche dal punto di vista emotivo. Oggi vediamo insieme come vincere la fame nervosa e come superare questo bisogno costante di cibo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma come vincere la fame nervosa non è il titolo di un libro? Vero, eccolo qua, come vincere la fame nervosa, cosa si cela dietro il bisogno costante di cibo e come superarlo. È scritto da Doreen Virtue e pubblicato da Edizioni Il Punto d'Incontro, la casa editrice sponsor di questo video, specializzata nel benessere naturale, come me. Lo sapevate che esiste una scienza della fame compulsiva? Ogni alimento agisce anche sui neurotrasmettitori e quindi influenza l'umore. Se cerchiamo compulsivamente un certo alimento è perché vogliamo ottenere un certo stato emotivo. Lo sospettavo! In breve, se ami gli snack salati vuoi placare ansia, collera e stress. Se sei un cioccolato dipendente, in realtà hai fame d'amore. Se cerchi latticini, potresti cercare in realtà una cura per la depressione. I cibi piccanti nascondono voglia di eccitazione. Frutta secca e burro d'arachidi indicano desiderio di svago. Se ti butti su biscotti, torte e crostate, hai bisogno di affetto e rassicurazione. I cibi molto grassi devono riempire un vuoto. Le caramelle stimolano o gratificano e così via. Grazie, adesso di fronte al cibo sarò ancora più in ansia. Non devi, perché nel libro ci sono tutte le soluzioni che servono. Prima di tutto potete scoprire che tipo di mangiatore emotivo siete, ce ne sono 5 tipi diversi. Poi tutte le tecniche di self-help per abbattere la fame compulsiva. Le affermazioni per guarire il desiderio costante di cibo. Le strategie per liberarsi dal desiderio di dolce o di salato. I rimedi di emergenza per la voglia di cioccolato. E soprattutto l'approccio naturale per la perdita di peso e le tecniche per ridurre l'appetito, guarendo la causa che porta a pensare sempre al cibo. Sì, mi sento imprigionata dentro una cellula adiposa, voglio liberarmi! Questo libro è la guida perfetta per evadere per sempre dalla prigione della tua cellula adiposa e non tornare mai più in quella prigione fisica e psicologica. È semplice da leggere, ironico, ricco di schemi, di test di autovalutazione e strategie di sopravvivenza contro gli attacchi di fame compulsiva. E poi la casa editrice offre uno sconto per il primo acquisto se vi registrate usando il link che ho messo in descrizione qui sotto. E adesso una strategia speciale contro la fame nervosa. È la strategia del broccolo. Se vi viene fame, mangereste un broccolo? Se la risposta è no, non è fame vera, è fame nervosa o emotiva. Ora condividete questo video con i vostri amici e iscrivetevi al canale con un click così. Mi raccomando, cliccate sulla campanella delle notifiche e poi scegliete l'opzione tutte le notifiche. È l'unico modo per essere avvisati da YouTube quando pubblico un nuovo video. Se volete sostenere il canale e il mio progetto di divulgazione, abbonatevi con un piccolo contributo mensile. Info in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Finito! Ciao! Lo sapevo!